Innanzitutto è per dirvi che è stata una riunione approfondita, come voi avete visto, anche per il tempo che ci abbiamo impiegato. Ci scusiamo per avervi fatto attendere. Una discussione che ha avuto una convergenza, a mio avviso, molto importante. Abbiamo collocato questa nostra riunione dentro un percorso che abbiamo incominciato nel marzo dello scorso anno. E come voi ricorderete, in quella circostanza, noi insieme con il sindaco di Napoli avevamo detto che Napoli, le questioni della sicurezza in questa città, zona metropolitana, era una grande questione che riguardava il complesso del paese, una grande questione nazionale. E come tale ci siamo mossi in questi mesi ed oggi abbiamo fatto in questa riunione un primo bilancio di quell'attività e contemporaneamente abbiamo affrontato il tema di questi atti di violenza assolutamente inaccettabili e che hanno colpito giovanissimi per mano di altri giovanissimi. In quella circostanza, nel marzo scorso, noi abbiamo detto con grande chiarezza che la prima questione era quella del controllo del territorio. Addirittura ricordo di aver utilizzato un termine forse un pochino forte, dicemmo allora saturare il territorio. Oggi noi possiamo trarre un primo bilancio di questa attività di controllo del territorio. Nel 2016 noi abbiamo avuto una emergenza particolarmente evidente che riguardavano gli omicidi. Gli omicidi nel 2016 a Napoli sono stati 62, nel 2017 32. Ora naturalmente è evidente che noi non siamo soddisfatti di 32 omicidi, l'obiettivo è portarli a zero. E tuttavia un abbattimento di circa il 50% è un risultato, a mio avviso, significativo. La seconda questione. Avevamo detto in quella circostanza che c'era il tema della videosorveglianza sul territorio. Abbiamo messo in campo dei progetti specifici, alcuni dei quali hanno riguardato alcuni quartieri, in particolare il quartiere Sanità, perché in quella circostanza il problema aveva riguardato proprio quel quartiere. Ricordo ancora oggi che abbiamo fatto una riunione con i presidenti dei municipi e c'era anche il presidente del municipio della Sanità. Oggi l'efficienza della videosorveglianza è passata dal 52% all'80%. Anche su questo non sono soddisfatto, l'obiettivo è arrivare al 100%. E tuttavia vorrei dirvi che questo aumento dell'efficienza di cui io sto parlando non è banale anche nei confronti delle vicende di cui stiamo parlando in queste ore. Nel senso che se oggi noi possiamo dire che siamo sulla buona strada o per avere già individuato o per essere sul punto di individuare i responsabili di questi attacchi inaccettabili, lo si deve anche al fatto che c'è una videosorveglianza che ha aumentato la sua capacità di efficienza. Gli strumenti di videosorveglianza sono stati e sono sempre di più fondamentali per la identificazione per questo tipo di reati che hanno appunto la caratteristica di reati di aggressione fatta da bande e che quindi come tali, diciamo, avvengono sulla base di iniziative che non sono preparate nel tempo, come può essere un omicidio di criminalità organizzata, che quindi come tale ha degli strumenti di protezione, diciamo, avvengono in maniera più aperta, spesso in luoghi pubblici, e tutto questo rende anche luoghi pubblici e di grande affollamento. E tutto questo rende ancora più grave e inaccettabile quello che è avvenuto.
Io ho anche incontrato le famiglie dei ragazzi che sono stati aggrediti. Ho incontrato Arturo, la mamma di Arturo, Maria Luisa. Ho incontrato i ragazzi che sono stati aggrediti a Pomigliano. Ho mandato un affettuoso saluto a Gaetano e alla mamma Stella, che naturalmente in questo momento è vicina al figlio. Ed è stato un incontro molto importante, che io considero veramente un elemento anche di arricchimento della valutazione. Se mi è consentito, anche un arricchimento dal punto di vista della mia persona. Ho incontrato delle persone molto coraggiose, persone che hanno subito un gravissimo e inaccettabile dolore e tuttavia hanno dimostrato una forza di reazione straordinaria. Di questo le istituzioni democratiche italiane sono grate. Io per esempio considero molto importante che all'aggressione drammatica di Arturo, che ha rischiato moltissimo, ci sia stata una reazione delle mamme. Io considero quella reazione, quella manifestazione, un aiuto straordinario alle politiche di sicurezza del nostro paese. E vedete, è chiaro che noi ci troviamo di fronte ad un fenomeno che non è soltanto e non può essere affrontato soltanto come una questione di ordine pubblico. Voi vedrete che nelle misure che io propongo ci saranno anche questioni e risposte di ordine pubblico, ma non può essere affrontata soltanto come una questione di ordine pubblico. Abbiamo a che fare con una violenza nichilista che testimonia di non avere alcun rispetto per il valore della vita, e questo è ancora più drammatico, ed uso volutamente una parola forte, se tutto ciò impatta con persone di giovanissima età. C'è una questione che ancora più rende drammatica la vicenda, e cioè che appare evidente che si colpisce spesso a caso. Non c'è una ragione di carattere conseguenziale, per quanto perversa possa essere, non c'è una ragione. In qualche modo abbiamo, come dire, l'assimilazione di metodiche che sono tipiche di altre attività criminali. Non voglio drammatizzarla, ma queste sono le metodiche, che naturalmente non c'entra nulla. Adesso non vorrei che nessuno che pensasse che le baby gang e le baby gang sono terroristi, diciamo, non è, ma sono metodiche di carattere terroristico, cioè l'idea di colpire a caso. Di colpire perché si è casualmente in un posto. Non c'è una ragione. È il fatto di trovarsi in un posto. Se questo è vero, noi abbiamo di fronte due questioni che io vorrei voi ci aiutaste ad affrontare insieme. La prima questione è quella della denuncia, della collaborazione. E ci sono stati dati molto importanti di collaborazione. Non c'è dubbio che la manifestazione delle mamme ha consentito che altri prendessero coscienza della vicenda. Noi abbiamo fatto una discussione molto attenta su tutte queste questioni e tuttavia bisogna di più spingere sulla collaborazione, spiegare ai nostri ragazzi, alle nostre figlie, ai nostri figli, che girarsi dall'altra parte di fronte a un episodio di violenza
è qualcosa che non ferisce gli altri, ferisce loro stessi. Seconda questione. E su questo veramente vi chiedo una cooperazione. E cioè è il rischio della emulazione. E cioè il fatto che queste cose si autoalimentino. E cioè che ci sia sempre qualcuno che pensi di poter trarre, tra virgolette, un riferimento, anche qui, inaccettabile, perverso, dal comportamento di altri. E su questo conta molto quello che faremo noi. Conta molto quello che farà questa parte del tavolo, ma se mi è permesso, conta molto anche quello che farà l'altra parte del tavolo. E su questo veramente vi chiedo una collaborazione, è molto importante. Questo è in generale molto delicato ed importante. Lo è ancora di più per i giovanissimi. Se questo è lo scenario, veniamo alle questioni più concretamente di risposta. La prima è questa. Dentro il quadro di controllo del territorio già predisposto dalle forze di polizia, in maniera immediata sarà ulteriormente aumentato l'aliquota di controllo del territorio con reparti straordinari che arriveranno a Napoli per circa 100 unità e saranno utilizzati nel controllo del territorio con un programma che noi abbiamo chiamato Sicurezza Giovani. E cioè queste 100 unità saranno finalizzate dentro il contesto di controllo del territorio, dentro appunto la finalità di intervenire nelle zone più frequentate dai giovani, dove ci possono essere momenti di passaggio, cioè trasmettere un senso di una sicurezza mirata soprattutto ai giovanissimi, che gli diano il senso che le istituzioni dello Stato sono a fianco a loro e che appunto vivere la loro vita non significa cambiare le loro abitudini. Noi non possiamo consentire a nessuna baby gang di far cambiare le abitudini alla stragrande maggioranza dei giovani di questa città. Devo anche dire che io ho particolarmente apprezzato il fatto che la Procura di Napoli abbia istituito uno speciale coordinamento affidato all'aggiunto della Procura di Napoli, procuratore Volpe. Io ho un po', diciamo, bisticcio sempre con il rapporto tra il ruolo e il genere, però ecco, il procuratore aggiunto di Napoli, procuratrice Volpe, che ha la finalità specifica della sicurezza urbana e del contrasto alle bande giovanili violente. Io lo considero veramente un elemento molto importante. Ho in tal senso ringraziato il procuratore di Napoli Melillo e veramente penso che sia un segnale straordinario di una risposta molto importante che ci consente di cooperare in maniera molto forte e attiva, come sta già avvenendo con le forze di polizia. Secondo. Noi lavoreremo intensamente in questo piano di controllo del territorio con tolleranza zero per quanto riguarda tutte le questioni relative alla mobilità con motorini che utilizzino strumenti illegali o siano fuori dalla legge. Tolleranza zero. Questo lo faremo con una cooperazione con la Polizia Municipale. Ringrazio molto il sindaco De Magistris per aver partecipato a questa nostra riunione con proposte positive che io considero importanti, che ci consentono di poter continuare uno sforzo insieme che abbiamo incominciato nel marzo scorso. In questo senso, qualora le depositerie dovessero essere, tra virgolette, esaurite, ne troveremo altre.
Non ci sono problemi da questo punto di vista. Tolleranza zero. Terzo, poiché si tratta di questioni che inferiscono, come voi vedrete da quello che dirò di qui a qualche secondo, con questioni di carattere più generale, che hanno a che fare con l'educazione, con le politiche familiari, con le politiche sociali, noi pensiamo che ci sia bisogno di avere un punto di contatto più diretto tra i municipi, che io considero un elemento importante di governo del territorio, e le forze di polizia. In tal senso il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica di Napoli ha licenziato un progetto di unificazione dei presidi delle forze di polizia in rapporto ai singoli municipi. L'idea cioè che metteremo in campo è di avere accanto alle 10 municipalità 10 distretti di polizia, in maniera tale da avere un responsabile del distretto che sia immediatamente un riferimento con il presidente della municipalità. I distretti naturalmente accorperanno i commissariati che ci sono, non si cancella nulla, ma si aggiunge. Il problema è di avere un unico riferimento, e cioè di avere un'autorità di pubblica sicurezza a livello dei municipi. Perché naturalmente tutto questo consente di poter collaborare col presidente del municipio, perché di fronte a questioni di questo tipo abbiamo bisogno, per esempio, di affrontare il tema delle politiche di intervento sulla famiglia, abbiamo bisogno di affrontare il tema delle politiche di inserimento sociale, abbiamo bisogno di affrontare il tema delle politiche di sostegno sociale. Il Comune di Napoli ha già un'attività molto impegnativa su questo terreno. Per quanto ci riguarda, noi ci muoveremo a rafforzarla con iniziative direttamente da parte del Ministero dell'Interno e del Governo. E tuttavia è molto importante che ci sia questa possibilità, e cioè che il presidente del municipio possa parlare con l'autorità di pubblica sicurezza, avere un unico riferimento. È uno sforzo che io considero importante e che, se mi è permesso dirlo qui, può costituire anche un modello di organizzazione delle forze di polizia in altre realtà metropolitane. Infine, tre ultime considerazioni e poi mi taccio. Primo, come ho detto, sullo elemento cruciale delle politiche di intervento sulla questione che abbiamo di fronte sono le politiche educative. Da questo punto di vista la signora prefetto convocherà in tempi abbastanza rapidi, d'intesa con il sindaco, una riunione con i responsabili dell'educazione e i responsabili scolastici in questa città e in questo comprensorio. Si tratta di costruire una sinergia molto forte. Lavorare insieme da questo punto di vista io lo considero un elemento molto importante, perché la formazione e l'educazione costituiscono una risposta cruciale. Poiché questo era un nostro assillo già prima di queste vicende, e come voi ricorderete, nel marzo scorso noi avviammo la procedura per costruire un progetto educativo che in questo caso si concentrasse sul rione sanità. L'idea era quella di prendere 400 ragazzi e accompagnarli in tutta la scuola dell'obbligo, e questo era un progetto del Ministero dell'Interno, perché il Ministero dell'Interno si deve occupare anche di queste cose. Questi sono investimenti par excellence sul terreno della sicurezza. E naturalmente sono investimenti, diciamo, tra virgolette, con un differimento nel tempo, ma sono investimenti straordinari. Vedete come voi abbiamo quindi un quadro di complessità delle attività. Quel progetto oggi è una realtà. Dopodomani verrà firmato a Roma il protocollo che autorizza questo progetto sul rione sanità. Progetto già realizzato e finanziato. 400 ragazzi del rione sanità. Abbiamo discusso con il sindaco di lavorare per individuare altri quartieri su cui poter sperimentare questo tipo di percorso. Progetti di cui si farà carico il Ministero dell'Interno con il PON Sicurezza.
Secondo, noi presenteremo un progetto in tempi rapidi, anche qui con il PON sicurezza, per una messa in campo di educatori di strada. Ci sono già quelli che lavorano per il comune, pensiamo che ci possa essere in sinergia e in aggiunta un'attività propria del Ministero dell'Interno. Anche questo finanziato con il PON sicurezza. Ne abbiamo parlato prima di venire qui, ci sono i finanziamenti, ci lavoreremo. Educatori di strada, cioè educatori che vadano nei quartieri più impegnativi, cerchino di agganciare e di costruire un rapporto positivo con questi giovani, offrire una prospettiva, offrire una positiva sfida educativa, perché in alcuni casi l'educazione è una vera e propria sfida, ma una sfida di carattere culturale, positivo. Infine, abbiamo affrontato con la Presidente del Tribunale, la Procuratrice dei Minori, Tribunale dei Minori e la Procuratrice dei Minori, che io ringrazio moltissimo, non solo per la loro presenza, ma per il contributo importante che hanno dato. Anche questo è un aspetto molto importante della cooperazione che c'è. Io ho molto apprezzato l'attività che finora è stata svolta. Abbiamo fatto un'analisi molto dettagliata di tutte le questioni, con tutti gli elementi anche di fragilità della nostra iniziativa. E tuttavia, da questo punto di vista, io penso che una cooperazione con il Tribunale, con la Procura dei Minori, costituisca un elemento altrettanto importante e fondamentale. In questo senso, abbiamo deciso di comune accordo di procedere in tempi rapidissimi. Il prefetto sa che quando io dico in tempi rapidissimi sono particolarmente ossessivo, ad un protocollo per quanto riguarda le questioni relative alla patria potestà nei confronti di genitori che sono coinvolti in organizzazioni di stampo camorristico e mafioso. E questa è un'altra questione cruciale e su questo dobbiamo intervenire. Ne interverremo sul terreno appunto di liberare questi figli dalla ossessione di modelli negativi, di attività negative, di condizionamenti negativi, di un uso e di una istruzione alla violenza, e contemporaneamente dobbiamo occuparci di come vengono affidati a progetti educativi, a percorsi educativi, a circuiti educativi che siano in grado di rappresentare, di essere all'altezza di questa sfida, perché voi comprendete che non è una sfida semplicissima, e perché togliere la patria potestà è uno strumento ultimo, è una delle cose più delicate che possano esistere. E come abbiamo discusso chiaramente con il Presidente del Tribunale e con la Procuratrice, sappiamo perfettamente che sono strumenti molto delicati, e tuttavia possono costituire un elemento fondamentale per salvare la prospettiva di ragazze e ragazzi, per evitare che ci sia il circuito dannato di uno che trascina dentro le proprie scelte sbagliate coloro che non hanno alcuna colpa e alcuna responsabilità. Ecco, l'ho fatta lunga e mi scuso con voi, mi scuso soprattutto con coloro che mi hanno dovuto ascoltare, avendomi già ascoltato nel comitato, quindi da questo punto di vista sono stato sicuramente ripetitivo, e tuttavia questo è il quadro delle iniziative che noi abbiamo deciso di mettere insieme. Come risulta evidente, nelle nostre intenzioni, poi naturalmente le intenzioni vanno sempre verificate con i fatti, l'idea è di avere un intervento organico che consenta di avere iniziative di carattere immediato, di risposta immediata, e di gettare semi che avranno esiti ed effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo. Queste questioni si affrontano così, tenendo insieme la risposta immediata e la costruzione di un percorso positivo. Se voi vi accontentate di questo, diciamo, lungo speech che ha fatto il Ministro dell'Interno, noi vi salutiamo calorosamente e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.